Il forum abruzzese dell'acqua oggi manifesta a Pescara per chiedere un'acqua pubblica ancora una volta. Sì, allora innanzitutto manifestiamo perché a livello nazionale è stata indetta questa giornata di mobilitazione dal forum H2O nazionale. Appunto in tante città italiane ci saranno manifestazioni di questo tipo per dire un no netto al decreto, al DDL cosiddetto sulla concorrenza che il governo Draghi si appresta ad approvare senza quasi opposizione. E naturalmente in questo decreto ci sono tante criticità, in particolare noi segnaliamo quella che le conseguenze dell'articolo 6, che porterebbe l'articolo 6, che appunto, diciamo in parole semplici, comporterebbero la privatizzazione di una serie di servizi pubblici di vario tipo e anche del servizio idrico, quindi dell'acqua. E naturalmente la nostra battaglia contro la privatizzazione dell'acqua, la mercificazione dell'acqua è oramai insomma annosa e condivisa da tante altre, anche da tante altre forze, da tante altre associazioni. Quindi chiediamo e ribadiamo il nostro non netto a questo e ovviamente a questo noi aggiungiamo anche la nostra critica alle società che gestiscono l'acqua in Abruzzo. In particolare noi tra Chieti e Pescara abbiamo rassicurazioni che non avremo crisi idrica, che quest'estate andrà tutto bene. Non crediamo a queste, diciamo, a queste promesse, perché i fatti almeno fino a questo momento hanno dimostrato esattamente il contrario. Non siamo soddisfatti della gestione dell'acqua che viene fatta nella nostra regione e chiediamo miglioramenti nelle infrastrutture, per le tubature, e insomma vogliamo più di quello che si sta facendo.